hanno un posto fondamentale. Guardiamo l'esempio del mercato inglese, dove la consulenza è già presente da tantissimi anni e l'RDR, la regolamentazione, l'ha resa ancora più estesa negli ultimi 10 anni. Lì, soltanto il 10% circa dei consulenti non utilizza ETF, mentre il 40% dei consulenti usa oltre il 20% del portafoglio in prodotti passivi. Questo perché sempre di più l'ETF viene utilizzato non soltanto per alcune esposizioni core, ma anche per alcune esposizioni satellite, come ad esempio i tematici. Questo perché oltre a incrementare un po' lo storytelling su alcune tematiche, come ad esempio le batterie e la cyber security, aiutano l'investitore a comprendere meglio l'investimento e a portarlo anche verso un cammino di lungo termine, più idoneo a questo tipo di investimento azionario. Il passaggio generazionale è fondamentale non soltanto per il cliente, ma anche per il banker stesso, che deve riuscire a ingaggiare la nuova clientela, quindi i figli, gli eredi del patrimonio. Per fare questo, l'ETF diventa anch'esso importante per due motivazioni. Se guardiamo in questo caso agli Stati Uniti, ci sono delle statistiche dell'Investment Institute che riportano tra le persone tra i 60 e i 70 anni la prevalenza ad utilizzare fondi, mentre tra le nuove generazioni fino a 40 anni la prevalenza è sugli ETF. Ma non solo, se riprendiamo ancora una volta l'argomento dei tematici, tutte le nuove tecnologie, il metaverso, le batterie, clean energy, la cyber security, sono tutti temi che avvicinano ulteriormente le nuove generazioni e possono aiutare i consulenti a intavolare già da ora uno storytelling e un'argomentazione un po' più ampia rispetto alle solite tematiche di asset allocation.